Oggi con la tecnologia si possono fare cose inimmaginabili. È passato il tempo delle banche che fanno tutto per tutti. Ci vogliono competenze specialistiche per risolvere i problemi. Il Limiti nasce dall'idea di creare una banca fatta dalle persone per le persone. Una banca che impieghi i migliori standard tecnologici per semplificare la gestione del daily banking. Il Limiti Bank è infatti una banca fully digital. Selezionata a gennaio del 2020 da SOS Tariffe come miglior conto corrente online e per aver offerto al cliente un equilibrio ideale fra qualità e convenienza, il Limiti è la banca di nuova generazione che offre credito a piccole e medie imprese, distressed credit, ovvero l'acquisizione e la gestione del credito ad imprese andate in difficoltà per creare valore e nuove opportunità, e banking online, semplificando così la vita quotidiana di persone, famiglie ed imprese nella gestione delle loro finanze. La banca ha due siti internet, uno a carattere istituzionale www.illimiti.com ed uno invece dedicato a privati ed aziende che vogliono scoprire le offerte di Illimiti oppure accedere al proprio home banking www.illimitibank.com. Prima di parlarti però di Illimiti Bank, del conto corrente Illimiti o dei conti depositi Illimiti, ti invito come sempre ad iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita del canale e per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Entrando su Illimiti Bank scopriamo subito quali sono i punti di forza di questa banca. I rendimenti sui conti deposito vincolati per 24 mesi sono sicuramente uno degli aspetti più interessanti di Illimiti Bank, o meglio sono uno degli aspetti che ha riscosso più successo. I tassi sui conti deposito vincolati per 24 mesi sono sempre molto interessanti. Non li riporto in questo video perché chiaramente i tassi variano periodicamente. Un altro punto di forza di Illimiti Bank è la possibilità di aprire un conto corrente Illimiti a zero spese e collegare al tempo stesso tutti i tuoi conti correnti che hai già magari in altri istituti bancari in modo da accedere da una sola app e gestire tutto il tuo denaro in maniera più efficiente. Questo è possibile grazie alla funzione Illimiti Connect. Inoltre Illimiti ti permette di gestire tutte le operazioni tramite PC, smartphone e tablet, il tutto con la massima velocità, semplicità e sicurezza. Si tratta infatti di una banca digital orientata al cliente con un'interfaccia grafica estremamente semplice da utilizzare, ma al tempo stesso completa di tutte le funzionalità che possono servire nella gestione quotidiana del proprio conto e dei propri soldi. Sono presenti infatti all'interno di Limiti Bank per i correntisti funzioni di ricerca avanzata, funzioni di ricerca intelligente, magari per categoria di spesa, una bacheca che ti permette di accedere rapidamente alle funzionalità più utilizzate, ma al tempo stesso di essere sempre aggiornato su tutte le novità che vengono introdotte dai Limiti sulla piattaforma, e poi ancora diventerai un vero e proprio Illimiter. Il Limiti Bank, infatti, è una delle poche banche che è riuscita a creare anche una community di tutti quegli utenti che hanno scelto il Limiti come banca, che sposano la filosofia di questa banca full digital orientata alle persone. Il Limiti offre due tipologie di conto corrente. Il conto Illimiti Smart è il conto Illimiti a zero spese, completamente gratuito. Il conto Illimiti Plus, invece, è il conto corrente più avanzato, che ha un canone annuo, ma questo può essere azzerato se rispetti almeno due delle condizioni che vengono indicate dai Limiti, ovvero l'accredito dello stipendio o della pensione e la domiciliazione di almeno due utenze, o meglio, l'attivazione di due domiciliazioni bancarie, oppure una spesa mensile di almeno 300 euro. Per maggiori informazioni su questo punto, siccome puoi ottenere il Limiti Plus gratuitamente, ti lascio in descrizione sia il link all'articolo che ho scritto su Monetizzando, sia il link che ti porterà sul sito ufficiale di Illimiti Bank. Oltre alle due tipologie di conto corrente, Illimiti offre anche tre tipologie di carte: la carta prepagata Illimiti, che è la carta che ricarichi quando vuoi, la carta di debito Illimiti e la carta di credito Illimiti. Ma una delle funzionalità più interessanti offerte da Illimiti è l'analisi delle nostre abitudini di spesa. In pratica, questa funzione ci permette di conoscere e comprendere meglio come noi spendiamo e gestiamo il nostro denaro. E se ti ricordi, qualche tempo fa ho realizzato dei video dedicati sia alla creazione di molteplici fonti di reddito, sia alla gestione del budget e infine un video dedicato al sistema dei barattoli, che è un metodo per la gestione del denaro.
Ecco, il Limiti ti permette di avere un'analisi di come stai spendendo i tuoi soldi o come stai risparmiando i tuoi soldi, quali sono le tue abitudini di spesa e come puoi migliorarle. Di fatto, se sceglierai di diventare un Illimiters e quindi aprirai un conto Illimiti, avrai accesso a una serie di consigli e suggerimenti per gestire al meglio le tue finanze. Potrai inoltre impostare dei limiti di spesa e quindi non sforare quelle soglie che hai impostato su determinate categorie di spesa. In questo modo potrai tenere sotto controllo le spese in determinati settori e potrai anche creare all'interno di Illimiti dei veri e propri progetti di spesa, una sorta di salvadanaio digitale, come ti parlavo anche nel video dedicato ad Oval Money, dove potrai andare a impostare sia l'importo che vorrai raggiungere sia l'obiettivo per cui stai raccogliendo quei soldi, e grazie ai limiti potrai ricevere dei consigli che ti permetteranno di raggiungere effettivamente l'importo che ti sei prefissato per quell'acquisto che vorresti fare, che può essere ad esempio un concerto piuttosto che una vacanza o magari un oggetto che desideri da tanto tempo. Per raggiungere questi progetti di spesa che creerai all'interno di Limiti, inoltre potrai scegliere una serie di funzionalità che ti permetteranno di raggiungere il tuo obiettivo, il tuo progetto di spesa, come ad esempio l'arrotondamento automatico degli importi che spenderai. In pratica, se dovrai pagare ad esempio 11,84 euro, il Limiti ti addebiterà 12 euro e i 16 centesimi di differenza li andrà a depositare sul tuo progetto di spesa in maniera automatica ogni volta che effettui un pagamento. Oppure potresti impostare di mettere da parte una determinata cifra con una cadenza da te stabilita, oppure potresti decidere di fare un versamento unico ogni volta che vorrai. Sarai tu a scegliere come raggiungere il tuo progetto di spesa e il Limiti ti potrà dare dei consigli e dei suggerimenti per raggiungere il tuo obiettivo. In pratica, grazie ad un algoritmo, il Limiti ti consiglierà il piano di accumulo più efficace affinché il tuo obiettivo possa essere realizzato. Ma come si apre un conto in Limiti? Aprire un conto con il Limiti Bank è davvero semplice. Bastano infatti pochi minuti e puoi farlo comodamente da casa o con il tuo smartphone in qualsiasi posto tu ti trova. Tutto ciò che serve infatti è uno smartphone con una videocamera per registrare un video che dimostrerà che sei realmente tu che stai scegliendo di aprire il tuo conto, e un documento di riconoscimento, ovvero la carta d'identità oppure il passaporto. Dovrai poi inserire il codice fiscale e in pochi minuti, seguendo la procedura guidata, potrai aprire il tuo conto in Limiti. In descrizione inoltre trovi sia il link che ti permetterà di accedere ai Limiti Bank e aprire il tuo conto, sia il mio codice invito un amico. Infatti il Limiti è una banca che offre un sistema di presentazione delle persone che permette di ricevere un bonus da 25 euro per ogni persona che apre un conto sui Limiti ed effettua un deposito, se non sbaglio, di almeno 250 euro sul proprio conto entro 30 giorni dall'apertura del conto stesso. Ma chi c'è dietro il Limiti Bank? Guidata da Corrado Passera, banchiere e dirigente d'azienda italiano, nonché ministro dello sviluppo economico e ministro delle infrastrutture e dei trasporti sotto il governo Monti, il Limiti è stata realizzata per offrire a persone, famiglie e imprese un vero conto corrente completamente online e quindi digitale, ma che avesse tutte le funzioni di un conto corrente tradizionale. Con il Limiti, infatti, potrai richiedere ed ottenere carte di debito e carte di credito, potrai effettuare pagamenti di vario genere, quindi pagare F24, bollettini, MAV, RAV, ricariche telefoniche, fare bonifici e giroconti, e ancora potrai aprire dei conti deposito oppure richiedere dei prestiti o richiedere dei mutui. Potrai inoltre sottoscrivere delle assicurazioni, monitorare le spese effettuate col tuo conto in maniera intelligente, gestire più conti correnti, quindi anche di diverse banche, da un'unica app all'interno di Illimiti grazie ad Illimiti Connect. Potrai poi gestire i budget per i tuoi progetti e potrai anche ricevere assistenza telefonica tramite email oppure tramite chat. Ma quali sono le opinioni di chi sta già usando Illimiti? Potrei dirti qual è la mia opinione di Illimiti, lasciarti la mia recensione, ma sarebbe solamente la recensione di un utente che sta utilizzando Illimiti e probabilmente la mia opinione sarà diversa da quella di altre persone, e in ogni caso io utilizzo la banca in un modo che può essere diverso da quello di altre persone. Proprio per questo motivo ho deciso di effettuare delle
ricerche online e di aspettare un po' di tempo prima di pubblicare questa video recensione. Adesso è possibile trovare su Trustpilot addirittura 70 recensioni sui Limited Bank che danno un punteggio medio a questa banca di 4,1 stelle su 5, che è un punteggio molto alto soprattutto per Trustpilot. Per chi è alla ricerca di un conto corrente completamente digitale online con tutte le funzionalità di un conto corrente tradizionale, quindi per chi non ha bisogno di recarsi presso uno sportello fisico per fare le sue operazioni, Illimity è davvero una banca da provare. Se vuoi dire la tua su Illimity Bank o se sei già un correntista Illimity, sei un Illimiters e vuoi raccontare la tua esperienza, ti invito come sempre a lasciare un commento qui sotto. Se hai delle domande scrivi un commento, oppure se non sei rimasto soddisfatto di Illimity o non ti è piaciuto questo video, metti un pollice in giù, metti una spiegazione del perché non ti è piaciuto il video nei commenti, in modo da rendere questo video ancora più utile e ancora più interessante. Io ti invito ancora una volta ad iscriverti al canale e attivare la campanella se ti è piaciuto questo video per non perdere i miei prossimi contenuti, e noi ci vediamo, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.